Fabio Scacciavilani, economista asset manager. Buon pomeriggio Fabio, bentornato sulle fonti. Buon pomeriggio a voi della redazione e a chi ci sta seguendo. Ecco Fabio, siamo molto contenti di averti proprio oggi perché è una giornata molto importante in termini di dati macro. Abbiamo visto l'inflazione negli Stati Uniti al 7,6% su base annuale. Stiamo parlando della CPI, che non è ovviamente l'indicatore preferito della Fed, che considera di più la PPI, però anche la core CPI è al 6% su base annuale, su base mensile anche purtroppo sotto questo aspetto, sopra le attese. Ti chiedo un primo commento, ecco, a caldo di questo dato, sei preoccupato? È molto molto dietro la curva la Fed, a tuo avviso o meno? Ma guarda, ne abbiamo parlato tante altre volte proprio qui sulle fonti TV. C'è stata una completa perdita di capacità previsiva della Fed sull'inflazione, ma anche su altre variabili chiave dell'economia. Sull'inflazione, la Fed ha chiuso gli occhi per motivazioni squisitamente politiche. E per chi non capisca bene questo meccanismo di aggiustamento della politica monetaria all'inflazione, quindi questo essere behind the curve, come dicono nei mercati, della Fed, basta capire, basta spiegare che la chiave di volta è tutta politica. La Fed non aumenta i tassi di interesse perché la politica fiscale andrebbe a sbattere contro un muro, in quanto lo stock di debito pubblico, che è aumentato a dismisura negli anni passati, non sarebbe sostenibile con tassi in linea con l'inflazione. Quindi stanno menando il can per l'aia nella speranza che la gente non adegui i comportamenti alle realtà economiche, il che è illusorio. Presto o tardi la gente si accorgerà di essere tosata e quindi reagirà. Ma secondo me il consumatore americano si è un po' già accorto, nel senso, hanno chiesto aumenti dei salari, hanno fatto la great resignation, cioè se ne sono andati tutti, hanno detto no, cerco un'opportunità migliore. Cosa hanno fatto le aziende? Hanno aumentato i salari, perché se no senza lavoratori non vanno avanti. E quindi mi pare che, diciamo, questa spirale o almeno questo accorgimento negli Stati Uniti è avvenuto. Poi non lo so tu come la pensi, probabilmente no, questo a livello di dinamiche nel mercato del lavoro, ma sono le dinamiche nel mercato dei titoli a reddito fisso che ancora non esplodono. Cioè, quanto tempo ancora il risparmiatore si accontenterà di un tasso a 10 anni intorno al 2% a fronte di un'inflazione che sta andando verso la doppia cifra? Ora, i meccanismi, c'è stato un articolo di Sargent un paio di settimane fa, se non ricordo male, Sargent è un premio Nobel dell'economia, è stato un mio professore a Chicago, quindi è una persona che io stimo immensamente. Ha detto: quando ci fu la grande lotta all'inflazione di Volcker, i tassi per scendere dalla doppia cifra al single digit, e quindi per mettersi più o meno in linea con l'inflazione, presero anni. Adesso questo processo inverso, può darsi che il processo sia graduale, il processo di aggiustamento dei tassi all'inflazione,
però è inevitabile che avvenga e non è detto che avvenga gradualmente, perché la discesa è sempre graduale. L'esplosione dei tassi di interesse può essere piuttosto subitanea. Quindi le banche centrali sono sedute su una polveriera e stanno fumando una sigaretta. Questa descrizione ci è piaciuta tanto, però ecco, volevo sentire il tuo parere per quanto riguarda la BCE, perché per quanto riguarda la Fed mi sembra molto chiaro il tuo parere, e poi ci sono alcune dinamiche per quanto concerne i salari che non sono diciamo avvenute ancora qua all'interno dell'Eurozona, nonostante comunque l'inflazione su base annuale sia superiore al 5% e probabilmente il picco non sia ancora stato raggiunto, perché lo stesso De Guindos e lo stesso De Guindos, il vicepresidente, che dice che i colli di bottiglia e soprattutto inflazione sopra il target della BCE probabilmente persisterà per l'intero 2022, ma la BCE non alzerà i tassi finché ecco, non vedrà l'inflazione stabilizzarsi al suo obiettivo del 2%, indipendentemente rispetto a ciò che fanno le altre banche, che possono essere la Fed, possono essere la Bank of England e così via. Ti chiedo a questo punto un parere per quanto concerne queste dichiarazioni e se secondo te anche la BCE sta un po' chiudendo gli occhi o bisogna considerare la situazione diversa rispetto ovviamente a due aree geografiche? Decisamente la situazione è diversa, non è così preoccupante in Europa come lo è negli Stati Uniti, dove, come hai menzionato tu, la Great Resignation, l'aumento del salario minimo, la difficoltà di trovare manodopera hanno già fatto aumentare i salari. In Europa questo processo ancora non è molto visibile, almeno non nei dati. Ma che significa questo? Significa che se i salari non si adeguano all'inflazione, saranno le famiglie a pagare una tassa in termini reali. Quindi la BCE sta dicendo sostanzialmente finché i lavoratori, i percettori di reddito, il pubblico in generale accetta la tosatura, per noi va bene, perché l'obiettivo primario non dichiarato è quello di reggere la coda ai governi che sono iper indebitati. Questo giochetto però non è detto che trovi ampio consenso anche all'interno della BCE. Infatti le dichiarazioni del neopresidente della Bundesbank, Nagel, vanno in direzione completamente opposta, segnalando di nuovo una frattura tra falchi e colombe in seno al Governing Council. E Nagel ha detto chiaro e tondo: questa situazione con l'inflazione al 4% in Germania non è tollerabile, quindi dobbiamo, numero uno, far rientrare tutti i programmi di emergenza, a cominciare dal PEP, istituito per contrastare gli effetti della pandemia, e poi dobbiamo gradualmente ridurre gli acquisti netti di titoli a reddito fisso, in particolare di titoli di Stato. Poi bisognerà aumentare anche i tassi di interesse, ma non nel futuro non meglio precisato, nel 2022. Quindi è una posizione in rotta di collisione con quella del board espressa dal vicepresidente, e io non so come andrà a finire questo braccio di ferro, però è chiaro che la Lagarde non ha idea, cioè anche dal punto di vista comunicativo, di come comportarsi. Nella conferenza stampa ha avuto atteggiamenti da falco, poi è tornata sui suoi passi, ma la Lagarde non è un economista, è una funzionaria,
poi prestata alla politica, poi prestata, diciamo, issata ai vertici delle istituzioni internazionali, prima Fondo Monetario, ora Banca Centrale Europea, ma la sua sensibilità è molto più di natura politica che di natura economica. Ma sai che questa diventa, mi sembra, un po' una tendenza per i banchieri centrali, perché possiamo dire la stessa cosa anche per Powell, perché lui non credo sia un economista. Poi, per carità, all'interno del loro team avranno i migliori economisti che ci possono essere nelle corrispettive aree geografiche, ovviamente. Come mai questa tendenza? Perché i governi, passata la stagione in cui le banche centrali potevano essere un, non dico contropotere, ma potevano essere un contraltare alla discrezionalità del governo, nel momento in cui hanno finanziato con stampa di moneta i deficit e i debiti pubblici, sono entrati in un meccanismo perverso, hanno fatto un patto faustiano da cui non possono uscire. Perché nel momento in cui la banca centrale diventa l'unico prestatore del governo, non può un bel giorno dire adesso non presto più, perché politicamente è nell'angolo. E quindi i governi direbbero: ah, la banca centrale ci spinge alla bancarotta, vedete, noi politici siamo bravi, vi vogliamo dare i soldi, vogliamo la vostra felicità, però questi banchieri, questi tecnocrati hanno con le loro rigidità fatto in modo che l'economia andasse in bancarotta. E quindi siccome loro, i banchieri centrali, non hanno un mandato elettorale, mentre i politici possono sempre dire di essere rappresentanti del popolo, dal punto di vista del gioco delle parti si troveranno sempre in una situazione debole. E quindi questo è successo. Poi, nel momento in cui il ruolo della banca centrale nel finanziamento delle follie fiscali è imprescindibile, chiaramente i governi hanno tutto l'interesse a mettere a capo di queste istituzioni personaggi accomodanti di non particolare prestigio professionale, di scarsa esperienza e quindi proni all'influenza di personaggi non troppo affidabili. Ecco, un rischio per la crescita economica che ha citato Christine Lagarde settimana scorsa durante la conferenza stampa sono proprio le tensioni geopolitiche che stanno accadendo qua in Europa, se vogliamo dire Europa dell'Est, verso i confini dell'Ucraina, e dunque c'è un ammassamento dei militari russi. Dall'altro canto, ieri Biden ha confermato il ritiro, anzi ha iniziato, diciamo, questa operazione di ritiro dei funzionari americani e i cittadini americani dall'Ucraina. Ora, si specula ovviamente tanto, noi tutti i giorni riceviamo qualche aggiornamento, ci vogliono veramente tanti compromessi, sembrava che Biden fosse pronto a fare dei compromessi, e cioè non mettere alcuni soldati della NATO, fare base della NATO in Ucraina, appunto per evitare questo conflitto. Ripeto, la Banca Centrale, la BCE in particolar modo, ha citato queste tensioni come un rischio molto importante, fra le altre cose, per la ripresa economica dell'Eurozona, e volevo semplicemente sentire il tuo parere sul tema, perché è ovvio che nessuno potrebbe sapere che cosa accadrà effettivamente, lo sa probabilmente solo Putin, quello che sta pianificando, però ecco, a tuo avviso, tu consideri come un rischio questa situazione attualmente in Ucraina? Ma sì, il rischio c'è. Io onestamente, però non essendo un esperto di questioni militari e di sicurezza, la mia opinione
non vale diciamo, più di quella di chi si occupa di queste questioni. Ma dal mio punto di vista non credo che Putin abbia intenzione di invadere tutta l'Ucraina. Al massimo potrà fare delle operazioni limitate come nel 2014 durante l'annessione della Crimea e l'attacco nel Donbass, in modo da tenere la tensione alta, da guadagnare visibilità sul palcoscenico mondiale, che è poi il suo obiettivo primario, ed è il suo obiettivo primario a fini di propaganda, perché la Russia economicamente è piuttosto fragile, la pandemia non è stata gestita bene, quindi Putin ha bisogno di distogliere l'attenzione dei russi dai suoi fallimenti, e l'Ucraina sembra essere un po' il catalizzatore di questa strategia. Ciò detto, gli europei hanno colpevolmente ignorato i rischi di una crisi con l'Unione Sovietica, con la Russia, e dal 2014 non hanno fatto alcunché per evitare di essere ricattati da Putin, e quindi la situazione attuale è il risultato di anni di insipiente gestione dei rapporti con la Russia e di politiche energetiche, soprattutto in Germania, totalmente demenziali, perché io non riesco a capire come è possibile che nel mezzo di una crisi di questa portata, con una guerra a pochi chilometri dal confine tedesco, il governo decida comunque di chiudere 3 centrali nucleari, quindi sparandosi sui piedi, nel bel mezzo dell'inverno, invece di aspettare magari 3 mesi, 4 mesi e capire come evolve la situazione. Non contenti di questa misura demenziale, il governo tedesco conferma la chiusura di altre 3 centrali nucleari, in modo da aumentare il potere di ricatto di Putin verso non solo la Germania, ma verso tutta l'Europa, verso la NATO, verso l'Alleanza Atlantica. Se questo non è un atto di sabotaggio, io non riesco a capire cos'altro possa essere. Ecco, vorrei affrontare con te un altro argomento importante che riguarda il cosiddetto European Chips Act, lanciato proprio ieri dall'Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea. Rapidamente, con l'European Chips Act vogliamo fare dell'UE un leader industriale in questo mercato strategico. Ci siamo prefissati l'obiettivo di avere nel 2030 qui in Europa il 20% della quota di mercato globale. Questo forse è un target ambizioso della produzione di chip. Ora siamo al 9%. Ma durante questo periodo la domanda raddoppierà, questo significa quadruplicare i nostri sforzi, ha detto appunto la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. Ribadisco per i nostri telespettatori, ovviamente ne abbiamo parlato anche ieri nel nostro TG News, però il Chips Act sosterrà l'ambizione dell'UE di diventare appunto leader nel settore, 15 miliardi di euro in ulteriori investimenti privati e pubblici entro il 2030, che si aggiungono ai 30 miliardi di euro, quindi attenzione, più o meno in totale 45 miliardi di euro che abbiamo già appunto pianificato. Questa era una citazione per quanto concerne appunto le parole di Ursula von der Leyen. Ora Fabio, l'Europa ha un'indipendenza importante dalla Russia per quanto concerne il gas. Questo è un altro punto chiave, i chips, ovvero i semiconduttori. C'è STM, che è un campione italo-francese, credo, se non sbaglio, correggimi. Ti chiedo se l'Europa può effettivamente essere competitiva e se il target del 20% di quota di mercato a tuo avviso è plausibile. Allora parto
diciamo, la prendo alla lontana. Okay. Abbiamo parlato molto spesso nel nostro canale YouTube che si chiama Inglorious Globastard, io e Alberto Forchielli, con altri esperti, tra cui Marco Bussi, e i microchip, i semiconduttori, sono il settore fondamentale dell'economia per i computer, per le macchine, per il 5G, per l'Internet of Things, insomma tutto ciò che noi utilizziamo nella nostra vita quotidiana, dai supercomputer alla macchina per il caffè, contiene microchip. Il silicio, che è alla base del, diciamo, che è la materia prima alla base di questi microchip, è il petrolio del XXI secolo. Purtroppo è per la maggior parte estratto in Cina. Allora, è lodevole l'intento della Commissione europea di dare una scossa al settore europeo dei semiconduttori. Ciò che va sottolineato è l'esiguità delle risorse messe a disposizione, perché stiamo parlando di qualcosa tra 40 e 50 miliardi. 45 per ora. 45. In totale. In totale, che poi parte sono già nel next gen. Nel next generation. Corretto, 15 milioni già stanziati. 15 miliardi. Ah, sì, scusatemi, miliardi, hai ragione, è importante. E questo praticamente è un programma già annunciato un anno fa con il Digital Compass, quindi non è una novità assoluta. Allora, andiamo a guardare le cifre. Sapete quando spenderà la Corea, che è un'economia più o meno delle dimensioni dell'Italia, nel prossimo decennio per mantenere la sua leadership nel settore semiconduttori? 450 miliardi. Beh, una differenza direi importante. 10 volte ciò che l'Unione Europea mette insieme. Okay? Sapete quando spenderà Intel, che è una società, per quanto grande, americana, nuove fabbriche? 100 miliardi subito. ST, Microelectronics, è dal nostro punto di vista un'azienda quasi blue chip, insomma un'azienda di dimensioni ragguardevoli. Nel panorama mondiale praticamente non esiste, è marginale. Sì, diciamo che una blue chip italiana, una STM. Blue chip italiana, una esatto, blue chip italiana. A livello mondiale è irrilevante nel grande schema delle cose, poi avrà sicuramente dei punti di forza, avrà delle nicchie in cui è piuttosto importante. Adesso non voglio assorbire tutto il tempo su ST. Però il settore europeo dei microchip è assolutamente indietro, ha alcuni punti di forza, bisognerà mettere sul piatto molte più risorse, ma soprattutto bisognerà dare un impulso potentissimo alla ricerca, perché la competizione in questo settore è tra scienziati, tecnici di altissimo livello, forse tra i migliori nel mondo, e il grado di complessità della lavorazione di questi semiconduttori è forse ineguagliata in qualsiasi altro settore industriale. Quindi stiamo proprio parlando dell'elite. Dei settori economici. Grazie mille a Fabio Scacciavillani, economista asset manager, grazie per essere stato con noi, ovviamente alla prossima occasione dove avremo modo di approfondire, ecco, tutti quegli argomenti che non siamo riusciti oggi. Molto volentieri, sono sempre a disposizione ed è un grande piacere per me partecipare a questa vostra programmazione. Un saluto di nuovo alla redazione
e a chi è stato così paziente da ascoltarci.